Buongiorno bimbi. Buongiorno bimbi. Finalmente basta video di sci alpinismo. Oggi sì, si cambia perché lo zero termico è a 4000 metri, perciò la neve è pappa. Niente, oggi vi facciamo salire in bicicletta e vi portiamo in Val Palò, partendo dal lago Dendine, versione Ranzanico. Adesso ci vuol dire versione Ranzanico? Sponda Ranzanico. Ah, sponda. Adesso andremo fino giù a Pisogne. Allora, questo è il lago di Dendine, che è un piccolo lago incastonato tra di là. Da questa sponda c'è la Val Seriana e al di là di queste montagne c'è il lago di Geo. Là c'è il Monte Ballerino, Colli di San Fermo. Bella salita. Cioè, noi adesso arriveremo sulle rive del lago di Geo. Esatto. A Pisogne. E poi da lì inizieremo a sudare, visto che le temperature danno 30-35 gradi, ci sarà da sudare. No, rido perché non sapete ancora cosa vi aspetta. Però mettiamolo in conto. Esatto. Siamo nati per sudare. Ciao bimbi! Adesso si pedala. Nel giro di oggi costeggeremo il lago di Dendine, quindi attraverseremo Pianico allo sbocco della Val Borlezza per raggiungere in leggera discesa l'Overe sulle rive del lago di Geo. Quindi raggiungeremo Pisogne, da dove parte la salita della Val Palot, che culmina nel colle di San Zeno. Salto di camper al lago. Per chi interessa, qui sulla nostra destra c'è tutta una bella passeggiata ciclabile pedonale che costeggia tutto il lago. Questa è la statale 42 che va al passo statale 42 del Tonale e della Mendola. E c'ho di dietro il copo che mi dice le notizie e le informazioni. Allora, questo apparentemente non è un bel posto, ma dall'altra parte questo sentiero che porta nella cosiddetta Valle del Freddo, riserva naturale regionale, che è un posto in cui per vari motivi si crea un microclima freddo e un ambiente praticamente un ambiente alpino, e quindi potete trovare una vegetazione tipica di quote molto più elevate. E ok, sì. Volete informazioni, andate su internet, trovate. Già che cos'è? Grazie. Fai vedere un po' la cartellonistica. E il giretto dura circa un'ora e mezzo, tranquillo. Aspetta, devi dirlo come se lo sapessi, non come se stessi leggendo. Perché ci sono delle gole e delle buche che crea queste aree, correnti di aria fredda. Ma questo lo stai leggendo o te lo stai inventando? No, ce lo sapevo. Allora, adesso state zitti perché voi due fate solo confusione. Parlo io. Il fenomeno è dovuto alla particolare porosità del terreno, che è costituito da detrito glaciale risalente all'ultima glaciazione. Stiamo parlando di 15-20 mila anni fa. Durante l'inverno la pioggia e la neve si accumulano nelle cavità del terreno, contribuendo a raffreddare l'aria. Questa aria fredda viene poi rilasciata durante i mesi più caldi, grazie alle correnti che si innescano lungo i versanti delle montagne circostanti. Tutto ciò fa sì che in questa valle si registrino temperature anche di 30 gradi inferiori a quelle delle regioni circostanti, condizioni favorevoli alla crescita di specie botaniche tipiche di alta quota, tra cui addirittura le stelle alpine. Ecco il lago di Geo.
arrivati sul lungo lago di Lovere. Sempre il solito traffico. E a Rondò dobbiamo girare a destra per andare a Bisogni. Sul versante bresciano. Davanti a noi la Corna 30 passi. Sono dentro sentieri molto ripidi e anche una ferrata, ma chi interessa. Chiesa di Santa Maria della Neve si dovrebbe girare a sinistra, ma il signore a cui chiediamo indicazioni ci manda a destra. Scusi, brava, palò. Allora, grazie. Ha col risultato che ci siamo incasinati. Ma alla fine abbiamo ritrovato la strada per la Val Palò. Abbiamo incominciato la salita. Comincia a soffiare. La strada inizia ad aggirare con ripidi tornanti le pendici del Dosso Camossone. Questa è la chiesa parrocchiale di San Martino di Sonvico del XVII secolo. Wow! Ho studiato, Ha studiato, bravo, bravo! Dopo circa 1,5 km da Sonvico, la strada imbocca la Val Palotte e continua inesorabilmente a salire. Dopo 10 km di salita si spiana un po' e ti fa respirare. È solo in località Palotto, dopo circa 11 km dall'inizio della salita, che la strada si spiana leggermente, ma per poco. Abbandonata piana della Val Palò. Vediamo la strada per il colle San Zeno e lì dovrebbe terminare la nostra salita, dovrebbe essere il nostro arrivo.
di oggi. Gli ultimi 4 km e mezzo che ci separano dal Colle di San Zeno salgono con pendenza costante e non finiscono mai. Non ci sono tornanti, tranne uno all'inizio e uno alla fine. Solo un susseguirsi di mezze curve, oltre le quali speri sempre che ci sia la fine, e invece non c'è mai. E poi c'è questo strano effetto ottico per cui la strada non sembra particolarmente ripida, con il risultato che tu spingi sui pedali che diventano sempre più duri e ti domandi perché diamine stai facendo così fatica. E poi te ne accorgi in discesa che invece era ripida e come. Finalmente ecco il tornante finale che conduce al Colle di San Zeno. Ciao bimbi! No, 16 km di salita. 16 salita, molla mai, a parte arrivi un po' in Val Polo che si spiana, ma dopo è stato anche un bel dislivello, una bella salita. E che dire? Che dopo abbiamo ancora un'altra salita per tornare alla macchina. Vabbè, però dai, adesso abbiamo tanta discesa adesso. Forse abbiamo portato qua dalla bella Val Polo, posto anche di funghi, per chi è cercatore di funghi, qua ne trovano abbastanza. Niente, adesso ci tiriamo assieme e cioè, poi ci prepariamo a fare la discesa. Che fatica in discesa! No, veramente! Che non riesci a stringere le non mi sento più le mani! I mammelloni delle dita ingrippano! Anche il collo per la posizione un po' così. Bene, abbiamo con un pezzo di discesa e poi siamo giù a Pisoni. Siamo sderenati! E ci manca ancora tutta la salita arrivare a Sovere. Vabbè, dai, stringere i denti. Ora abbandoniamo l'Overe, tramite ancora una salita dobbiamo portarci su a Sovere. Solo che le gambe iniziano a essere cotte. Ci siamo beccati anche tutto vento contrario sul lungolago. E adesso stringiamo i denti per arrivare a Sovere.
E non ci sembra vero, ma siamo finalmente di nuovo sulle rive del lago di Endin. Mancano ancora una decina di chilometri e 10 chilometri non sono mai stati così lunghi. Ma non potevamo parcheggiare lungo il lago, che almeno ci evitavamo questi ultimi 500 metri di salita. Ultimo strappettino! Non mi ricordo l'ultima volta che sono stata così caput. Ah, mamma mia, ciao bimbi, è finita. Spero che questa nostra fatica vi piaccia, nel senso che di avervi fatto vedere. Che siete contenti, così sadici che siete contenti. Zone, no, vi ho fatto vedere che qua al lago di Endine c'è una bella passeggiata, che si può fare le camminate tranquille, anche serali. C'è la Valle del Ferreddo da visitare con un bel trekking di un'ora e mezza. Un trekking. Alla francese, un trekking. E poi a Valpalò, che è ricca di sentieri. E chi vuole, se è ciclista, farla anche in bici, che è una gran bella salita, di quelle che non finiscono mai, però bella, dai. Stanchi, però soddisfatti, dai. Oh, visto che siamo nel tema del Giro d'Italia. Ah, è vero, perché adesso, oggi è... Gli occhiali! Sono volati gli occhiali. Terribile! Oggi è il 22 maggio, dopodomani, il 24, c'è la tappa Edolo, Aprica, non so più che cosa. Ciao bimbi. Concludiamo. Ciao bimbi. Alla prossima.